Guarda se impenno. Tutta seconda, terza, molto violenta. Mamma mia, mamma mia. Ah, sai cosa non ho fatto? Non ho messo in mappa sport. Ah. Adesso sì. Che brividi, che brividi, ma brividi. Quanto cazzo mi sento figo a fare sta strada qua con la moto, mamma mia, che roba. Comunque chi non va in moto si perde una delle emozioni più fighe della vita. Ah, ho tre tacche, eh. Mi sa che il primo benzinaio conviene fermarsi. Sì. Promette bene un par de maroni. Le proprie selvaggio l'entroterra, eh? Non c'è veramente nulla, cioè distese di alberi. Sì. Per forza poi l'aria pulita. Ci sono molti, molti più alberi che abitanti. Asfalto rovinato. Ehi, ho visto. Sti che aria. Ma meno male. Sì, meno male, veramente. Ah, attenzione, è venuta giù la montagna. A giudicare da com'è lì, immagino sia venuta giù da un po'. Sì. C'è qua davanti uno zigzag che neanche allo Stelvio. Attenzione, rettilineo! Si passa sul fiume Flumendosa, il fiume più lungo di Sardegna. Ma quanto sarà alto sto ponte, che paura! Guarda lì il fiume. C'è un tipo che fa il bagno, eh. Di più di uno. Che figo, tra l'altro sembra anche molto pulito. Molto bello. Ci starebbe a farsi un bagno nel Flumendosa. Tornante, attenzione. Ops, ho cambiato senza la frizione. Per sbaglio? Sì. Comunque, fans, prima di partire ho messo le Metzeler M9RR. Ottime sensazioni. Tenuta ottima, sarà anche che fa caldo, quindi l'asfalto è caldo e quindi vabbè. Tu, Luna, con le tue Bridgestone BT016? No, adesso bene, vabbè, ho rischiato prima sulla linea bianca di scivolare, ma... Non è colpa delle gomme. Non è colpa delle gomme, esatto. No, no, bene, mi trovo bene. Il dono della sintesi, signori, il dono della sintesi. Sono tornante! Si può alzare la musica che non si sente? E che cos'è, che cos'è, che cos'è? La scoteca? La scoteca? Mamma mia, che strade! Sì. Siamo a Gadoni. Fara Filionum Petri. Occhio che scende un pulmino francese con la canoa. Française? Pourquoi je suis Sardegna? Ma le bidet? Je ne sais pas. Per le pied. Je fais la douche. E infatti gli ha chiesto, ma quando andate in bagno? Je fais la douche. Je fais la douche. Je fais la douche tutte le volte. Ma chi ci crede? Attenzione. Allora, la prossima tappa intermedia è tra 56 km, 1 ora e 16. Oh, è un arzigolamento anche questa qua davanti. Meno male. Ho fatto più curve oggi che negli ultimi 2 anni.
Perché alla fine quando vai a fare i passi, sì, ci sono le curve, però, cioè, nel senso, le strade sono relativamente corte. E di solito per arrivarci tutta statale. Sì. Qua sono tutte statali, piene di curve. Spettacolo. E pensa che sono anche vicino a casa. Eh sì, queste strade qua sì, sono le più vicine a casa. L'Ogliastra tanta roba, mare e monti. Ah, a destra. Ci buttiamo sulla statale 295. Arezzo, Arezzo. Borgo autentico d'Italia. Borgo che? C'era scritto Borgo autentico d'Italia. Eravamo a Arezzo. Questo asfalto da pista? Mica, sono messe strabene comunque le strade qua. Madonna, questa qua è nuova. Sì. Ha preso un palo in retro? Minchia, sì. No, andava, cioè, nel senso. Ma un bel po' forte. L'ha preso bello convinto, però. Oh, uno si è eliminato. Luna, approfittiamo di questo momento di traffico per raccontare un aneddoto della tua infanzia. Una volta ero a Ravellino, stavo saltando la corda, un ragazzo più grande di me è arrivato, mi ha preso la corda, io sono inciampata, ho battuto il ginocchio, sangue ovunque. Un cavaliere. E adesso ho la cicatrice sul ginocchio. Facciamo nomi e cognomi? No. Una denuncina? No. Una querelina? Beh, pensa che un altro, sempre della stessa compagnia, della stessa età, qualche anno più tardi, ero già grande, ha investito me e Francesca con la cross. Un pilotone, insomma. E da lì si è scoperto che non aveva l'assicurazione adatta, no, la patente adatta per quella cilindrata lì. Ah, e poi? E poi niente, vabbè, loro non abbiamo voluto fare denuncia perché, vabbè, ci conoscevamo da quando eravamo bambini. Tutto questo in quel di Ravellino. Vorrei ma non posso. Esatto, sì. Perché pensa di che può andare come noi, ma... accelerato apposta. Sì, accelera apposta per non farci passare. Guarda come va. Allora, però non c'è nessuno. Aspetta, che sono tutte curve. Non c'è nessuno. Figa, pensa di starci dietro, ma... Un cazzo di bidone di macchina. La Twingo. Occhio che la curva qua dove c'è l'acquedotto è importante, eh. Torna indietro tanto. Sì, l'ho già fatta. Rimaniamo sulla statale 295. Bella. Oh, guarda, guarda. Oh, grazie. Quanto tempo ha perso? 5 secondi. Almeno ha fatto un'opera buona. Tutta nei boschi, in mezzo al niente. C'è anche abbastanza fresco. Stringe, attenzione. 26 gradi. Amabilissimi. No, ti devo dire, ho visto un messaggio prima che diceva, un tizio ha risposto alla storia di ieri sera in cui mangiavi l'anguilla e in cui diceva: ma vieni in Liguria a mangiare il pesce buono, lascia stare quella robaccia. Boh, infatti gli ho detto: ma Sardegna? No, quella robaccia di lago, ha detto. E io ho scritto: Sardegna, puntini puntini, lago, punto di domanda. Un follower in meno. Se vuoi. In Liguria su una strada del genere avrebbero messo 87 milioni di autovelox. Sì, esatto. Cioè, ma pensano anche di competere con la Sardegna? You get the idea. È calato il vento e è diventata una piscina praticamente. Che bello è oggi. Chi sono? Gigetto? Gigetto, sì. Bello. Bellissimo oggi, peccato che sia l'ultimo giorno. Meanwhile. Roca, che strade! Mamma mia, come mi sto divertendo! Bellissimo. E tu senza zaino per la prima volta dopo anni, con lo scarico che volevi. E col freno dietro che funziona. Ma io te l'ho detto che andava il mio.
Oggi lo sto usando un sacco. Guarda, si impenno! Tutta seconda, terza, molto violenta. Mamma mia, mamma mia. Ah, sai cosa non ho fatto? Non ho messo in mappa sport. Ah. Adesso sì. Che brividi! Quanto cazzo mi sento figo a fare sta strada qua con la moto, mamma mia, che roba. Comunque chi non va in moto si perde una delle emozioni più fighe della vita. Mamma, che bello. Siamo arrivati a Tuonara. Che figa di strada. 1000 metri, paese del torrone e dei campanacci. Wow. Allora, tra 2 chilometri usciamo dalla statale, cos'era? 198? No, era 295. Era 295? Sì. Ok, usciamo dalla 295 e entriamo nella 128. Ah, usciamo da Tuonara. Ok, dobbiamo andare verso Gavoi, Ovadda e Tiana. Senti che frescura, 24 gradi. Senti che bello. Beh, 1000 metri comunque è in alto, eh. Eccoli, dove siamo? C'è la faccia bianca. Siamo a Godoni. Appena dopo Godoni. Appena dopo. E abbiamo attraversato i due paesi, tipo uno, quello con i nuclei familiari più anziani, cioè più longevi del mondo, e l'altro, la città con gli abitanti più longevi del mondo. Non mi ricordo i nomi ovviamente, ma erano tipo Osini, può essere. E uno era tipo Perdas de Fuego, una roba del genere, sembra un po' spagnolo. E adesso riprendiamo la via maestra, perché qua mancano ancora un po' di chilometri, eh. E poi faremo l'orientale sarda al tramonto. Wow, romantico.